Dirigenti dell'Enel a rapporto in regione per spiegare i disservizi in Emilia-Romagna causati dalla neve che ha colpito alcune zone, soprattutto di montagna. A convocare i vertici della società è stato il presidente Stefano Bonaccini, che ha anche chiamato il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti per sollecitare la dichiarazione dello stato di emergenza. Penso proprio che in commissione chiameremo anche Enel a relazionare e rendicontare quello che ha caduto, ha spiegato lo stesso Bonaccini a margine della seduta di assemblea legislativa che si è svolta lunedì in Viale Aldo Moro. Mi pare che ci sia stata una carenza comunicativa particolarmente significativa. Non è questo ovviamente l'unico argomento, appunto, che la regione muove ad Enel. Sembra, afferma ancora Bonaccini, che ci sia un tema di manutenzioni che debba essere affrontato, ma quello che adesso mi interessa è fare in modo che si concluda questa emergenza. Mi auguro che una situazione come questa non debba ripetersi. In ogni caso, ha informato ancora il governatore, confermo che in giunta prenderemo un provvedimento da 2,5 milioni per la somma urgenza dei primissimi interventi.